Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, rispetto all'ultimo video, io sono andato avanti con l'esplorazione. Come potete vedere, ho parlato con diversi NPC, ho voluto vedere se qualcuno di loro mi dava degli oggetti o se potevo magari approfondire qualche aspetto della vita di questi cittadini, e sono riuscito in questo modo anche a raccimolare qualche oggetto. La mia intenzione in realtà era di non farvi vedere nulla di tutto ciò, nulla dell'esplorazione, e riprendere sostanzialmente una volta raggiunto il livello 10 del grado avventuriere. In realtà però l'esplorazione nel mondo è stata comunque piuttosto interessante. Ho potuto scoprire diverse meccaniche per quel che riguarda, diciamo, gli indovinelli, gli enigmi ambientali che si trovano nel mondo, e quindi ragazzi ho ritenuto comunque interessante farvi vedere un po' queste mie scoperte. Vi ricordo che non ho voluto andarmi a vedere nessun video specifico su queste cose, quindi tutto quello che ho scoperto è stata una vera e propria scoperta, il che è stato veramente molto molto interessante da vedere. Ne approfitto anche per ringraziarvi per il suggerimento che mi avete dato, che la statua della divinità fa resuscitare i nostri personaggi, così ho potuto anche far rivivere Kaya e Lisa senza spenderci risorse. Una cosa che ho voluto testare subito dopo aver fatto un po' di esplorazione nelle zone di Springvale è se gli accampamenti dei mob ci regalano comunque sempre delle ricompense. Sono quindi tornato all'attacco di un accampamento che avevo già sconfitto in precedenza per vedere se una volta sconfitti i mob usciva nuovamente fuori una chest di ricompensa. E a quanto pare non è così. E questa cosa un po' mi preoccupa, se devo essere sincero, perché alla lunga, nel momento in cui si esplora il mondo, si risolvono gli indovinelli e se non ci sono più altre ricompense, diciamo che l'esplorazione del mondo perde completamente lo scopo. E in un mondo che in teoria dovrebbe essere appunto in continua evoluzione, il fatto che poi non ci sia nessun interesse nell'andare avanti con l'esplorazione mi preoccupa un po'. Non vorrei che si limitasse il tutto soltanto ad affrontare le sfide nei dungeon, perché il mondo è molto bello e sarebbe un peccato se dopo la prima esplorazione non avesse più senso visitarlo. Ad ogni modo, questo me lo direte magari voi nei commenti di questo video. E comunque ragazzi, se non vi interessa vedere queste fasi di esplorazione perché le conoscete magari già a menadito e non vi interessa vedere il mio punto di vista in proposito, beh, potete tranquillamente saltare questo video e il prossimo, che saranno appunto dei video dedicati a queste fasi di esplorazione per raggiungere il livello 10 del grado avventuriere. Quindi dall'episodio 9 dovremmo effettivamente ripartire con la quest del prologo, perché appunto eravamo bloccati fin tanto che non si raggiungeva quel livello. Detto questo ragazzi, questa è la sequenza che mi ha convinto a farvi vedere un po' queste fasi di esplorazione, perché dopo questo combattimento con gli slime farò in maniera del tutto casuale una scoperta che mi ha fatto veramente molto piacere scoprire in maniera così del tutto casuale, e che appunto mi ha fatto capire che nel mondo si potevano scoprire un sacco di cose semplicemente usando un po' l'esplorazione. Inoltre in queste rovine ho trovato anche delle altre cose interessanti, e questo appunto mi ha convinto a farvi vedere un po' tutto quello che andavo a scoprire. Ecco qua intanto la scoperta che ho fatto. Questi spiriti che non riuscivo a colpire in nessun modo, non riuscivo a capire che cosa dovessi io farci. Ebbene, vanno condotti a queste statue, e una volta che si conducono tutti questi spiriti alle statue, beh, si ottiene una ricompensa. E quindi questa cosa è stata molto molto interessante come scoperta. Qua inoltre c'era quest'altra chest bloccata e ho visto questo braciere che era un pochino infiammato. E questo mi ha fatto pensare, forse devo accendere il braciere. E allora mi sono messo ad armeggiare con la mia Amber e ho visto che ce n'erano altri di braceri sparsi per queste rovine. Quindi ho voluto provare ad accenderli tutti quanti, ed effettivamente questa è stata la risoluzione di quest'altro enigma, che mi ha fatto quindi ottenere l'apertura di quella chest.
Sia chiaro, sono enigmi molto molto basilari. Per una persona come me che gioca da parecchi anni ai videogiochi, non c'è nulla di complicato in questi enigmi, sono veramente molto molto basici. Però è carino che ci siano. E ce ne sono di diverse tipologie di questi enigmi, quindi il fatto che ci sia questa varietà, per quanto siano semplici, rende comunque appagante la risoluzione e l'esplorazione del mondo. Va da sé che una volta risolto un enigma non è più possibile affrontarlo. Questo però ci stimola nell'esplorazione per vedere se li abbiamo scoperti tutti, questi indovinelli. Quello che invece, come vi dicevo prima, un po' mi preoccupa è il fatto che gli accampamenti dei nemici non ci diano più altre ricompense, perché una volta risolti questi indovinelli e una volta sconfitta la prima volta un accampamento, beh, l'area si svuota, non c'è più nient'altro da fare, il che secondo me è un peccato. Non so se magari nel progredire gli accampamenti possano riservarci altre sorprese, questo me lo direte voi nei commenti, ragazzi, oppure lo scoprirò io andando avanti nell'avventura. Ad ogni modo, dopo queste scoperte, mi sono convinto a farvi vedere quindi cosa andavo mano a mano a scoprire, e quindi adesso, ragazzi, una volta sbloccato questo teletrasporto, torneremo in presa diretta, per così dire, e vi renderò partecipi mano a mano delle scoperte che ho fatto nel corso di questa esplorazione. Another target tracked down by Outrider Amber. Allora ragazzi, sono riuscito a salire sull'albero qua enorme che si trova vicino alla statua della divinità, perché sulla minimappa vedete che c'è quell'indicatore a stella e credevo si trovasse qua sopra l'albero, però non vedo niente in realtà. Secondo me c'è qualcosa oltre l'albero, eh sì. Vediamo un po'. Vedo niente. Allora, qui cos'è sta cosa? Controlliamo un attimo. Anemogramum. Ok, sono degli spiriti curiosi che riducono il consumo di stamina e creano una corrente di vento quando usiamo delle abilità collegate appunto al vento. Ok, ah, questi invece sono gli altri spiriti, quelli che avevo trovato prima, quelli che vanno messi nelle statue per ottenere appunto le ricompense. E però sì, non sono riuscito a trovare niente. Intanto qui questo sicuramente è un altro piccolo enigma. Immagino di dover usare l'elemento corrispondente a ognuno di questi pilastri, un po' come avevamo fatto all'interno del dungeon con Lisa qualche video fa. Quindi qui abbiamo uno del ghiaccio, quindi Kaia va giusto bene. Ok, non lo devo attaccare con la spada. Forse devo usare... Ok, sì, devo usare l'abilità, perfetto. E poi ho visto che ce n'era un altro elettrico là sopra, eccolo là. Quindi là dobbiamo usare Lisa. Se sono tutti qui, è un enigma fatto apposta per i nostri personaggi di inizio gioco, visto che, guarda caso, sono proprio i tre che abbiamo ottenuto all'inizio dell'avventura. Eh sì, è comparsa la chest. Eccola là, perfetto. Anche questo molto molto semplice come indovinello, però ottimo. Recuperiamo un bel po' di risorse. Intanto continua a esserci sto simbolo qua sulla mappa e non riesco a capire che cos'è. Non credo faccia riferimento a questi spiritelli, perché credo ci sia qualcosa... Ah, attenzione, eccolo, l'ho visto. Un anemoculo là sopra. Ok. Quindi dobbiamo trovare il modo di raggiungerlo. Oh, ma allora è possibile ottenere dei cibi speciali, perché credevo fossero semplicemente le lucine delle nostre bistecche. Invece guardate qua, questa è una specialità di Amber. Ok, quindi possiamo ottenere dei cibi speciali nel senso che sono specifici dei nostri personaggi. Interessante, a questo punto voglio provare a vedere se riesco a far tirar fuori qualcosa anche dalle altre ricette. Ok, niente da fare con gli spiedini e credo che le altre, vediamo un po'. Quindi ragazzi, utilizzando Amber, che aveva un bonus per la cottura delle bistecche, abbiamo ottenuto questa Amber Specialty, che di fatto è una bistecca, come dire, cruda da un lato e bruciata dall'altro, quindi la nostra Amber non è proprio il massimo come cuoca,
Però a quanto pare questa bistecca può far resuscitare un nostro personaggio e fargli recuperare anche un bel po' di HP, quindi non è affatto male. Ok ragazzi, eccoci qua. Mi ricordavo dalle esplorazioni dei precedenti video che c'erano queste statue qua sopra. Quindi immagino che con la nostra Lisa, una volta che andrò ad attivare questi tre piedistalli, dovremmo ottenere un'altra chest. Vediamo un po'. Esatto. Questo è stato veramente molto molto banale come enigma, però carino, come un po' come tutti gli altri enigmi non sono difficilissimi, devo essere sincero, però fa piacere vedere che ci siano sparsi nella mappa. Allora, adesso che siamo qua sopra, vediamo un po', il nostro anemoculo era laggiù, forse se mi lancio da qua, vediamo un po', forse ce la faccio a raggiungerlo. Allora... non lo vedo ancora... ah sì, eccolo là! Piccolissimo, però è proprio di fronte a noi. Forse sono un pochino alto, quindi devo cercare magari di girarci un po' attorno per riuscire ad abbassarmi di quota abbastanza da prenderlo. Forza! Ci siamo? No! Ok. Vabbè ragazzi, ho sbagliato. Magari se mi lancio da una posizione un pochino più vicina ce la facciamo a prenderlo. Ok ragazzi, eccomi qua, stavolta ci siamo proprio sopra, quindi riproviamo. Dovrò girarci un po' attorno perché, come vedete, sono parecchio alto di quota, però se continuo a girarci sopra, anche dovessi cadere, non credo proprio che stavolta lo mancherei, spero. Allora, dai, forza, girati indietro. No, l'ho mancato di un pelo, ok, ce l'ho fatta. Credevo che l'avrei mancato anche stavolta, ragazzi. Meno male, invece, ce l'abbiamo fatta. Bene, adesso che ho recuperato quest'anemoculo, credo che ne abbiamo a sufficienza per poter completare il livello della nostra statua, che è giusto qua dietro, quindi andiamo subito a portarlo, così completiamo anche una task per quel che riguarda il nostro libro dell'avventuriere. Allora, eccoci qua. Queste ho scoperto che le possiamo raccogliere, sono dei crystal core che immagino ci serviranno poi per qualche crafting. Ed eccoci qua. Allora, andiamo a pregare e carichiamo il nostro anemoculo. Oh, perfetto, quindi abbiamo guadagnato un altro livello, abbiamo aumentato la nostra massima stamina. E grazie a queste cose dovremmo aver completato anche con il livello 4. Eccolo là, infatti, un bellissimo punto esclamativo sulla nostra guida dell'avventuriere. Ok, ci prendiamo quindi la sua ricompensa, altri 100 punti per il grado avventuriere. E adesso ci manca solo di sconfiggere il Cryo Abyss Mage e far sviluppare un'arma a livello 10. Ah, eccolo Farrah! Il venditore che abbiamo salvato l'altra volta facendo la quest di Ember. Allora, vediamo un po' che cosa ha da dirci. Allora, a quanto pare una gran quantità di mostri è comparsa recentemente all'interno di questo canyon. E quindi lui non riesce più a fare affari, il suo negozio sta andando in malora. E qua, questa era una strada utilizzata dai caravan di negozianti per trasportare le merci, a quanto pare, ma col fatto che ci sono tutti questi mostri, beh, il commercio sta andando in malora. Ok, interessante, quindi chissà se affrontando i mostri che ci sono in questo canyon magari cambia qualcosa nel mondo, magari tornano a esserci i negozianti e riusciamo a risollevare le sorti dell'economia. Non lo so, magari non succede assolutamente niente, però non sarebbe male come cosa. Quindi proviamo a vedere un po' che cosa troviamo in questo canyon. Un sacco di rovine, di cose, di bancarelle, di strutture distrutte a quanto pare. Laggiù ci sono dei mostri, quindi prepariamoci ad affrontarli, ragazzi. Allora, come sempre, inizierei utilizzando Ember dalla distanza, così magari li attiriamo e poi vediamo di finirli utilizzando gli altri nostri personaggi, magari mentre c'è la bambola di Ember attiva. Allora. Eccoli che arrivano. Forza, venite ancora un pochino avanti, lanciamo la bambola.
Ok. Aia. E chi l'aveva vista sta cosa? C'è qualcuno di loro che lancia delle bombe esplosive a quanto pare. Eccola. Ok. Cerchiamo di evitarla, magari. Ma fa proprio delle palle scavando nel fango. Ok. Sono spariti. Evidentemente oltre una certa distanza la loro posizione si resetta, ragazzi. Quindi non possiamo attirarli troppo lontano dal loro accampamento. Vabbè, non che sia un problema. Eccolo qua. Ah, ma è uno slime. Quindi scava nel terreno uno slime e poi ce lo lancia addosso. Ok, non me l'aspettavo questa meccanica degli Illicus. Quindi vediamo di togliere di mezzo questo qua, che a quanto pare è il più fastidioso di tutti. Ok. Intanto qua i vicini di casa stanno facendo dei lavori, quindi spero non si sente il trapano in sottofondo, ragazzi. Nel caso vi chiedo scusa. Ok, gli ultimi colpi, sistemato, perfetto. È uscita anche una chest, ottimo. Quindi andiamo a vedere che cosa ci troviamo dentro e vediamo se magari troviamo anche qualcos'altro in queste rovine. Allora, ci prendiamo tutte le ricompense. Qua c'è una nota. Ah, ok, è un negozio di tè che è chiuso perché siamo fuori stagione. E se abbiamo bisogno di parlare con questa mastra teiera, non so se si dica così, la potremo trovare a Liyue, che non so dove si trovi, non ho idea neanche se sia un luogo accessibile al momento nel mondo di gioco, ma non mi dispiacerebbe se fosse già disponibile raggiungere questa località. Allora ragazzi, ci siamo quasi. Eccoci qua. Che cos'è questa cosa? Start Challenge. Ok, non ho idea di che cosa si tratti. L'avevo vista qua sotto mentre esploravo il canyon, però credo non sia il caso di andarla ad attivare adesso. Nel caso sia invece una cosa fattibile, ragazzi, fatemelo sapere voi nei commenti. Ok, qua intanto ci sono degli slime elettrici e con il mio personaggio non gli faccio niente, mentre Kaya è molto efficace, quindi mi conviene usare lui. Ok, un'altra cosa che non ho capito è queste rocce elettriche. No, sembra che io non gli possa fare proprio niente, quindi lasciamo stare, ragazzi, e procediamo con l'esplorazione del canyon. Allora, qua prendiamo anche un pochino di ferro, già che ci siamo. Ok. Anche se, a essere onesti, ancora non l'ho usato il ferro che ho recuperato già nelle scorse volte, quindi possiamo anche lasciar stare di recuperarlo tutto per il momento. Ok, un altro po' di risorse. Cartelli? No, i cartelli non ci dicono niente. Però laggiù vedo una costruzione, infatti non mi ero sbagliato. Siamo arrivati a un altro villaggio? Dawn Winery. Una vineria. Ok. Infatti, guardate ragazzi, qua è pieno di filari di uva. Carina questa piccola vallata. Molto, molto carina. Allora, proviamo a vedere se si può entrare in questa costruzione, perché molte costruzioni in realtà, sia a Moonstead che a Springvale, non sono accessibili, purtroppo. Invece questa, a quanto pare, lo è. Ottimo! Quindi, vediamo un po' che cosa troviamo qua. Ok, un libro. Ok, mi sa che troveremo un sacco di libri per la nostra collezione, quindi io intanto ne approfitto e raccolgo tutto quello che posso, alla faccia dei proprietari proprio, che come in qualsiasi altro gioco, diciamo, stile JRPG, non se ne curano minimamente che gli rubiamo tutto quello che hanno in casa. Qua, ah ok, possiamo solo sederci, quindi niente, niente di che. Ok, un altro libro. Bon, credo di aver recuperato tutti i libri che c'erano, ragazzi. Ok, possiamo interagire con questa statua del gufo. C'è un'iscrizione. Ok, vabbè, niente di che. Non ci ha aggiunto nulla di particolare. Uno strano vaso. Probabilmente un regalo di qualcuno al proprietario di questa casa. Ah, qua c'è un altro libro, ottimo. E questo è Helzer. Allora, chiediamogli un po' chi è, ma presumo sia il capo di questa vineria.
Ah no, non è lui il capo, è l'attendente sostanzialmente, quello che si occupa degli affari, perché il proprietario evidentemente è talmente ricco che non si cura neanche di gestire la sua fabbrica. A quanto pare Elzer ha anche un altro incarico a Mondstadt, però io non l'ho ancora mai incontrato nella città, quindi non so se effettivamente sia presente anche lì. Ok, quindi lui ha la gestione di questa vineria, però non ci dice altro, ragazzi. Quindi a questo punto vado al piano di sopra, vediamo un po'. Ah, ok, la desolazione più totale, praticamente un placeholder, non c'è niente qua. Anche la porta non è interagibile, accidenti. E quindi mi sa che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere qui, ragazzi. Allora, ragazzi, ho visto che c'è di nuovo il simbolo che rappresenta gli anemoculi, e infatti lassù, su quel pinnacolo del tetto, ce n'è proprio uno. Il problema è che ho già fatto tutto il giro della casa e non riesco a salire sul tetto, forse passando di qua, che non c'è lo spiovente. Oh, intanto ho recuperato anche un altro libro, ottimo. Sì, perfetto, sono riuscito a salire finalmente e quindi dovrei riuscire ad aver vita facile per recuperare anche questo anemoculo. Ok, perfetto. Tra l'altro siamo al culmine del tetto, abbiamo una bellissima visuale su tutto quello che abbiamo qua attorno. Molto molto bene. Laggiù c'è una cascata. Interessante, chissà se posso raggiungerla. Però, oh, carina questa animazione di Kaia. Allora, la mia intenzione però, dicevo, è raggiungere quel teletrasporto, o meglio, quella statua della divinità, così sblocchiamo anche la mappa. Ed eccolo là sopra. Ok, quindi cerchiamo di raggiungere quel punto, ragazzi, così vediamo di svelare un altro po' di questo bellissimo mondo. Ok, ci siamo quasi, ragazzi. Vedo però che c'è di nuovo una barriera di vento, come c'era sulla chest che avevamo trovato. Ok, quindi questa barriera noi la possiamo distruggere se sconfiggiamo un mostro che c'è qua attorno. Ok, quindi questa è diversa. Io pensavo già di dover trovare una corrente ascensionale per risolvere l'enigma. E invece si tratta di sconfiggere un mostro, eh? Al momento non vedo nessuna creatura, però. Allora, intanto passiamo con... Oh, eccolo! Mi sa che è quello il mostro. Eye of the Storm. Ok, l'occhio della tempesta. Ok, sembra essere un boss, non me l'aspettavo. Ok, boss fight, ragazzi, quindi va bene, fantastico. Si può trovare anche dei mini boss all'interno della mappa di gioco così. Molto molto bene, vediamo se riesco a essere all'altezza dello scontro oppure se mi farà molto molto male. Ok, la bambola... Non capisco se la bambola ha funzionato oppure no, ragazzi. Immagino che, infatti, i miei attacchi di vento non gli fanno assolutamente niente. Quindi vediamo un po'. Forse, aia. Dicevo, forse usare Lisa potrebbe essere la sua buona volta che riesce a essere utile per qualcosa. Certo, gli stiamo togliendo davvero pochissimo, eh. Però se riesco a insistere così, forse ce la facciamo. Genera anche delle correnti ascensionali, ragazzi, quindi forse le possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Ah, ok. E quindi, niente, Lisa mi è di nuovo morta. E, ragazzi, niente, Lisa è troppo fragile. Devo farla livellare un po', mi sa, perché... Ah, tra l'altro siamo bloccati in una sorta di arena, non me ne ero accorto. Dodge this! Ah no, ok, è un'arena provvisoria che evidentemente quando usa quel suo attacco l'elementale. Vabbè, dicevamo che devo potenziare Lisa perché è troppo fragile, ragazzi. Mi muore troppo in fretta, purtroppo. Adesso immagino di non poter neanche, tra l'altro, cambiare il party per mettere dentro Noelle. Quindi vediamo se ce la faccio utilizzando Amber e Kaia a sconfiggere questo elementale, perché tanto il mio personaggio è inutile in questo scontro. Aia. Mannaggia, mi ha sconfitto anche Amber, ragazzi. Mi sa che è la volta buona che dovrò utilizzare un cibo per far resuscitare qualcuno dei miei personaggi, perché altrimenti finirà molto molto male. Allora, vediamo un po'. Usiamo quest'uovo. Ok, così abbiamo fatto recuperare la vita a Amber.
che però è moribonda, quindi vediamo un po'. Il gioco si mette in pausa quando apro il menu, sembrerebbe di sì, ottimo. Così ho tutto il tempo per riuscire a dargli qualcosa da mangiare. Allora, qualcosa che... Ok, sì, questa potrebbe fare al caso mio. Ripristina un bel po' di HP, quindi diamola alla nostra Amber e lei progressivamente dovrebbe recuperare la sua vita. Ok, quindi torniamo allo scontro. Ok, ecco, adesso ha attivato questa specie di barriera per cui non possiamo uscire da questa trappola. Intanto vedo che fa tutte queste correnti d'aria, quindi cercherò di evitarle perché mi sa che mi fanno danno. Anzi, continuo a prendere danno in realtà da quello che sto vedendo. Non mi posso ancora prendere un altro cibo per resuscitare Lisa. E quindi, ragazzi, mi tocca utilizzare Amber e Kaia. Ok, mi sta venendo addosso. Oh, perfetto. Sono riuscito a switchare in tempo al mio personaggio. Visto che tanto è inutile, se i danni glieli faccio prendere a lei anziché agli altri, forse ce la possiamo fare, ragazzi. Allora, no, che cavolo stai facendo? Non ti arrampicare così. Vabbè, niente, mi sa che non andrà molto bene questo scontro, ragazzi. Purtroppo essendo volante gli attacchi di Kaia non gli fanno un granché. Devo approfittarne adesso mentre è fermo. Vediamo se ce la faccio ad utilizzare. Ok, un po' di danno gliel'ho fatto. Non moltissimo, avrei sperato di fargliene un po' di più. Niente, finché vola mi sa che l'unica è usare Amber, ragazzi. Di nuovo la barriera, accidenti. Ok, non ho capito se sono stato io a interrompergli l'attacco. Ora che è a terra conviene usare Kaia. Ok, un bel po' di botte gliele stiamo dando. Aia. Kaia è moribondo, ragazzi. Quindi torniamo a usare Amber. Anche lui però è messo male. Dai, gli ultimi attacchi. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Elementale, occhio della tempesta, sconfitto. E finalmente, quindi, dovrei aver guadagnato un bel po' di punti esperienza per i miei personaggi, immagino. Ma soprattutto abbiamo accesso a questa nuova statua che mi dovrebbe far finalmente vedere un altro pezzo di mappa di questo mondo. Allora, andiamo ad attivarla. Lisa è stata resuscitata, fantastico. E quindi... ecco qua. Voilà, adesso abbiamo una bella visione in più del nostro mondo di gioco. Non so cosa sia questo simbolo che c'è. È più grande delle altre icone che c'erano sulla mappa, quindi non lo so. Qui abbiamo la Dawn Winery che abbiamo trovato prima. E vedo però che ci sono ancora tutta una serie di statue e di teletrasporti che devo sbloccare, ragazzi. Quindi il mio prossimo obiettivo sarà naturalmente... andare a fare questo, andare a cercare di svelare un pochino più di questo mondo di gioco e vedere se riesco a guadagnare abbastanza punti con questi, con i teletrasporti e con le statue per raggiungere il livello 10 del grado avventuriere. Per ora sono molto molto contento di aver fatto tutte queste scoperte e già che ci sono... ah... ok, questa non la sapevo, quindi posso scegliere di curare i miei personaggi, non soltanto di farli resuscitare, ma anche di curarli alla statua della divinità, utilizzando questa sua benedizione. Molto molto comodo in effetti, risparmiamo un sacco di risorse, e poi questa cosa, da quello che leggo qui, si rigenera nel tempo, quindi possiamo usarlo quante volte vogliamo, in teoria. Ottimo! Adesso, prima di salutarci, ragazzi, avevo visto che avevo ottenuto degli achievement, quindi andiamo a controllare. Allora, Wonders of the World. Ok, semplicemente abbiamo tolto dalle mani di un granatiere Illicurl uno slime, questo l'avevamo fatto nel canyon. E qui invece... ah, abbiamo completato la collezione di un libro, ok. Non mi sembra ce ne siano altri sbloccati, anche se, a essere onesto, mi aspettavo che l'occhio della tempesta ci avrebbe dato un achievement.
Però da quel che vedo, appunto, di achievement ce ne sono veramente tantissimi, ragazzi, quindi sicuramente ci saranno tante tante altre occasioni per farmare Primogem. Va bene, detto questo io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video dove andremo avanti con l'esplorazione di questo fantastico mondo. Alla prossima! Ciao ciao! E tu cosa sei? È la prima volta che vedo questa pianta. Ok, secondo me qui abbiamo di fronte un altro piccolo enigma, ragazzi. Ah, e l'altro è qua sopra. Ok, ci ho preso. Non me l'aspettavo. Va bene, buono sapersi. Vabbè, dopo questa, ragazzi, è davvero tutto. Alla prossima. Ciao ciao.